Buongiorno a tutti, ringrazio per la partecipazione a questa conferenza stampa. Il motivo per me è un motivo importante. Ero con vicino a me c'è l'assessore Ciappichetti, eravamo insieme quando volevamo valutare un'iniziativa specifica a favore del Comune di Pesaro, perché come abbiamo fatto nell'emergenza sisma, ovvero di riconoscere un contributo per chi riparte, ricomincia dopo un periodo particolarmente pesante, insomma, è successo qualcosa a livello planetario, regionale, in modo particolare nella città di Pesaro, e un segno di vicinanza e di ripartenza. Come abbiamo fatto anche nel sisma, l'abbiamo fatto con la cultura, ritenendo che è l'espressione che meglio trasmette l'idea di guardare in avanti, no? Di guardare alla ripartenza, al futuro, è quella materia che ci dà le chiavi di lettura della nostra contemporaneità e spesso di quello che accadrà. E abbiamo pensato a Pop Sofia, perché è una bellissima manifestazione che lavora ogni anno sulla riflessione e l'idea di dare un contributo straordinario per permettere di fare un'edizione in piena spinta. Questa cosa ha incontrato ovviamente la risposta di tutti, da parte del Comune di Pesaro, da parte degli organizzatori, da parte del nostro servizio, che ha riconosciuto il valore di questa iniziativa e sarà un piccolo tassello che sta all'interno della manovra complessiva di 210 milioni, 100 mila euro li vogliamo dedicare a questa iniziativa. Un piccolo segno, una piccola attenzione, coerente con quello che abbiamo fatto negli ultimi anni e che ancora una volta racconta come per la nostra regione l'impegno sulla cultura sia un impegno primario. Viviamo in un paese che per anni si è dibattuto sul senso dell'investimento in cultura, per noi è sempre stata una cosa chiara, e ci piace associarla a una ripartenza. Quindi voglio ringraziare il Comune di Pesaro, ringraziare Sofia, Lucrezia, ringrazio tutti quelli insomma, che riusciranno attraverso questa manifestazione a rappresentare, a raccontare, a raccogliere il desiderio dei marchigiani di ripartire. Voglio anche segnalare come i dati che abbiamo sulle prenotazioni turistiche sono dei dati interessanti. E la Regione fa proprio anche della binata turismo-cultura uno dei suoi punti di forza. Lo dico perché mi ricordo nei momenti più difficili tutti quanti ci chiedevamo, dice, ma che ne sarà quest'anno del turismo? Si muoveranno le persone? Verranno nei nostri territori? Noi ci crediamo tantissimo, l'abbiamo fatto iniziando 3 settimane fa con gli spot che raccontano le Marche come luogo da visitare, e credo lo faremo quest'estate dando un sostegno particolare alle manifestazioni culturali, consapevoli anche delle difficoltà che in generale avranno. L'abbiamo già detto per il nostro ammiraglio suggestive che la Regione darà pieno la propria vicinanza nell'aiutare e sostenere. È questo che volete con Pop Sofia, il primo segno concreto che diamo in questa direzione, immaginando che nella prima settimana di luglio, quando si svolgerà la manifestazione stessa, insomma, tutti quanti possano accogliere appieno questo bel segno. Ricordo, insomma, nel rapporto con Pop Sofia anche il fatto che accosti la città di Pesaro da sindaco questa manifestazione, quindi sento anche un affetto particolare, ma soprattutto mi riconosco la qualità, l'impegno, il valore che viene dato a questa manifestazione del territorio regionale. E questo è un po' il messaggio, il contributo straordinario di 100.000 euro da parte della Regione. E certo, magari qualcuno preferirebbe che è straordinario o straordinario, però da qualche parte dobbiamo incominciare. Abbiamo incominciato così e credo insomma che sia un bel modo per raccontare il nostro impegno per la ripartenza. Chi interviene? Matteo? Sì. Ma noi siamo noi a ringraziare la Regione e il Presidente Ceriscioli per questa bellissima occasione che ci dà per ripartire. Quando
qualche settimana fa ci siamo sentiti con Lucrezia sulla possibilità di fare il festival, non sapevamo neanche se fosse possibile concretamente farlo fisicamente, tant'è che avevamo ipotizzato anche un festival come abbiamo fatto in questi mesi in remoto con tante iniziative. E poi abbiamo detto proviamo a mantenere la data, con Vimini abbiamo rinviato tutti gli eventi di maggio e giugno e poi su giugno abbiamo recuperato delle cose importanti, a iniziare da domenica che faremo il primo spettacolo teatrale dopo la riapertura con Ascanio Celestini e abbiamo detto facciamo diventare Pop Sofia la ripartenza dell'estate. Così l'abbiamo pensato, esattamente nello spirito che la Regione e il Presidente Ceriscioli hanno colto, cioè di una città che vuole provare a ripartire dopo mesi difficilissimi, di dolore, di grandi difficoltà, alle quali adesso si abbinano purtroppo problemi di carattere socio-economico. Sapendo che sarà un'estate strana, ma noi vogliamo viverla nel miglior modo possibile e quindi questo contributo straordinario per questa bellissima manifestazione è davvero... ci è un contributo per la ripartenza e quindi ringraziamo davvero tanto per la scelta che la Giunta regionale ha fatto, davvero che ci riempie di soddisfazione e anche d'orgoglio. Ci dà anche la forza per guardare ad un'estate appunto dove comunque noi manterremo gli eventi principali, la Mostra del Cinema, il ROF, pur se rivisti con modifiche di date. Proprio perché appunto dobbiamo assolutamente fare in modo che quest'estate sia un'estate nella quale ricominciamo gradualmente anche a recuperare il nostro appeal turistico. Abbiamo abbinato, quest'anno abbiamo cercato di abbinarci in qualche modo alla campagna televisiva, degli spot televisivi e radio della Regione, provando a fare in questi giorni una campagna social che vada a valorizzare gli spazi, perché quest'anno i turisti cercheranno gli spazi, quindi non solo gli eventi organizzati nel miglior modo possibile dal punto di vista della sicurezza, ma anche valorizzare i tanti spazi che abbiamo, a iniziare dalla nostra città, le spiagge libere, le aree pedonali, i parchi, il San Bartolo, la panoramica chiusa la domenica e ovviamente i tantissimi spazi che hanno i nostri borghi, a iniziare dal comune di Pesaro, poi tutto il resto del territorio provinciale e regionale. Quindi cerchiamo come sempre di non abbatterci, di guardare avanti e quest'anno Pop Sofia ha anche questo compito, quello di aiutarci ad immaginarci il futuro, perché tutti noi a iniziare dalla regione, dai sindaci, siamo stati travolti da una vicenda che ci ha cambiato completamente l'agenda politica e ovviamente siamo stati quotidianamente in emergenza. Adesso è arrivato anche il momento di provare ad immaginarci il futuro. Gli elementi di incertezza sono tanti, però Pop Sofia come sempre ci fa riflettere, questa volta con questo tema del realismo visionario, a mio parere riuscirà anche a dare qualche spunto culturale, filosofico, progettuale alla società che dobbiamo immaginare post coronavirus. Questo è il tema, è un grande sforzo intellettuale che va fatto perché sono tantissime le incertezze, ma dobbiamo provare ad immaginarci il nostro territorio, le Marche, il nostro paese dopo questo fatto, e questo interroga complessivamente a 360 gradi l'intera società e quindi saranno mesi davanti a noi ancora molto complicati. Quindi grazie a Lucrezia anche quest'anno per il programma molto interessante che è stato posto, che è stato messo in campo, che poi illustrerai, per il titolo, a mio parere molto calzante, molto contemporaneo rispetto al periodo che stiamo vivendo, e grazie davvero ancora alla Regione, al Presidente Ceriscioli per questo bellissimo segnale che dà alla nostra città e complessivamente a tutta la Regione Marche attraverso il comune, il territorio diciamo più colpito dall'ultimo evento drammatico che abbiamo vissuto. Grazie ancora. Vado io? Oppure poi vuoi chiudere? Buongiorno a tutti, aggiungo qualche brevissima considerazione politica e ringraziamenti anche ovviamente alla Regione Marche, al Presidente Ceriscioli, in questo caso ovviamente anche l'assessore Sciapichetti e in generale un po' a tutta la struttura che a livello regionale si occupa di cultura e di turismo per tutto lo sforzo che viene fatto in questo periodo sulla promozione, ma anche in generale per la situazione dello spettacolo e della cultura nelle Marche. In queste settimane
è stato fatto un lavoro prezioso dalla Regione anche sul fondo d'emergenza culturale, che sta portando anche le prime risposte rispetto a tante realtà che devono strutturarsi anche per affrontare temi spiccioli dal punto di vista dell'adeguamento degli spazi. Insomma, l'attenzione della Regione da questo punto di vista ha permesso di fare un lavoro importante. Poi con il presidente Sericioli ci avevamo sentiti anche poco più di un mese fa, quando ci si spronava all'ottimismo anche rispetto ai festival, e da lì pochi giorni dopo siamo riusciti ad annunciare per primi il Rossini Opera Festival come elemento, quindi è stata una cosa che ha avuto un eco mondiale, appunto come primo festival d'opera confermato nel mondo con un programma credibile. Poco dopo anche la riapertura dei teatri con Celestini, che ricordava il sindaco, la mostra del nuovo cinema, anche questa grazie anche qui all'elemento tranquillizzante della Regione come secondo festival dopo Venezia annunciato, e ora Pop Sofia, grazie al lavoro che Lucrezia ed Hermes ci hanno prospettato settimana dopo settimana, cercando un po' di tararsi e di capire quali potevano essere gli scenari, con la gran voglia di ripartire, che diventa la prima manifestazione culturale, il primo festival all'aperto, se non a riaprire, ad essere annunciato per riaprire. Poi magari se qualcuno sarà un giorno prima o un giorno dopo, per noi è importantissimo questa cosa, non solo perché Pop Sofia è ormai particolarmente nel cuore non solo di pesaresi, ma anche un elemento identitario della nostra stagione culturale. Quest'anno è in più l'onere dell'avvio e della ripartenza, altre volte era presieduto dalla mostra del cinema, da altre cose, invece qui c'è anche, diciamo, il compito di aprire e di riportare a una graduale normalità, ma sicuramente una grande iniezione di fiducia per i cittadini, ma anche appunto per i turisti, che anche a partire da questa manifestazione potranno riaffacciarsi pienamente a Pesaro. Quindi grazie una volta di più appunto alla Regione per questo sostegno fondamentale. Ma mi aggiungo subito ai ringraziamenti. Io non vi nascondo che sono oggi un po' emotiva ed emozionata, perché eravamo in questa stessa stanza ormai diversi anni fa insieme a l'ex sindaco di Pesaro e oggi presidente della Regione, l'ex presidente della provincia di Pesaro Urbino e oggi sindaco di Pesaro, ad annunciare la prima edizione pesarese di Pop Sofia. Anche lì una vera sfida, in pochissimo tempo trasformare Rocca Costanza, no, nella cittadella nazionale della pop filosofia. E sono passati dalla prima edizione del nostro festival 10 anni. Quest'anno Pop Sofia festeggia il decennale e insomma le parole che abbiamo appena sentito sono per noi un onore e un onere. Stiamo lavorando in questi giorni notte e giorno per realizzare un programma davvero in tempi record e ci sentiamo davvero orgogliosi di poter insieme a questo importante sostegno della Regione e del Comune riaprire la stagione culturale delle Marche con il primo festival con ospiti dal vivo e pubblico dal vivo. E quando ne abbiamo parlato, insomma, non più di qualche settimana fa, perché davvero prima il futuro era davvero troppo nebuloso, ci sembrava, insomma, la sfida importante da lanciare per segnare un cambio di passo, ecco, un modo per uscire dalla narrazione delle emergenze per iniziare a così prefigurare le difficoltà del futuro. E così ci siamo messi ad organizzare, a pensare 4 giornate. Torniamo ad un festival più ampio, importante dal punto di vista degli appuntamenti e del programma, che segnasse anche a livello cronologico una riapertura. Noi inizieremo il festival il 2 luglio, no? Quindi tra pochissimi giorni davvero apriremo il mese di luglio e quindi l'estate marchigiana, portando gli ospiti in città e organizzandoci per le
presenze, con le prenotazioni online, quindi con un pubblico che a distanza di sicurezza, con tutta la normativa fedelmente rispettata, però possa tornare ad assistere dal vivo a un evento culturale. Ecco, questa è una novità che siamo felicissimi di organizzare insieme a un comune che da anni crede nella prospettiva inedita, innovativa, creativa della pop filosofia. Ecco, abbiamo scelto un tema, ne abbiamo tanto parlato in queste settimane, quale potesse essere il tema, la chiave, il grimaldello culturale per affrontare questa sfida, e abbiamo deciso di continuare a scegliere l'ossimoro, la contraddizione. Fin dalla prima edizione pesarese abbiamo scelto un contrasto per raccontare il presente, e il presente oggi è quanto mai pieno di contraddizioni, di domande più che di risposte. E l'ossimoro che abbiamo scelto per l'edizione 2020, un'edizione così simbolica, unica, è, come anticipava Matteo, realismo visionario. In queste settimane gli sforzi degli amministratori, gli sforzi del Presidente della Regione, del Comune di Pesaro, sono stati legati alla gestione della realtà, dell'emergenza, dei dati, dell'emergenza sanitaria. Ma non basta la realtà per costruire il domani. Bisogna immaginarlo. C'è bisogno di visione, di scenari. E gli scenari li può dare soltanto la prospettiva culturale, filosofica, artistica che il festival porterà in città. Non bastano i dati, non basta la scienza, non basta la politica, è necessaria la creatività della cultura per costruire qualcosa che non c'è, che non esiste, cioè un mondo dopo una pandemia mondiale che ancora non è stata sconfitta e debellata. Realismo visionario, avete visto l'immagine con cui lo vogliamo raccontare, una porta che si apre sul cielo, sul celeste, su un futuro che non è più tenebroso, che non è più occupato dalle nubi, dalle piogge e dalle tempeste. E il realismo visionario è un ossimoro che noi rubiamo ad un centenario importante. Purtroppo la pandemia ha cancellato tantissime delle celebrazioni che a livello nazionale e internazionale erano state previste per il centenario della nascita di Federico Fellini. E noi a Pesaro, una città così legata al cinema e all'immaginario cinematografico, vogliamo celebrare questo grande cineasta rubandogli la poetica. Ecco, l'operazione che noi vogliamo fare non è raccontare, no, l'opera di Fellini, ma rubargli la poetica, e cioè la sua capacità di vedere qualcosa che non c'è nella realtà, di sognarla oltre che di limitarsi a raccontarla. E quindi in 4 giorni, dal 2 al 5 luglio, arriveranno a Pesaro intellettuali, giornalisti, artisti, filosofi, personaggi noti a livello nazionale e internazionale, musica dal vivo, per raccontare ciò che non c'è, per provare a creare, a tratteggiare i contorni di un futuro così nebuloso. Ecco, Pop Sofia ha, per dire, accettato la sfida lanciata dal Presidente Ceriscioli, dalla Regione e di nuovo accettata dall'Assessore Vimini e dal Sindaco Matteo Ricci, provando a interrogarsi sul presente. Il presente ci pone delle domande e noi risponderemo in queste giornate per uscire dalla dittatura della realtà, che in queste settimane ha paralizzato, depresso gli artisti, gli intellettuali, la creatività, li ha tenuti a casa, li ha segregati gli uni dagli altri, e bisogna uscire da questa prigione e tornare a far circolare in città, arriveremo in Piazza del Popolo, nel cinema sperimentale, far circolare di nuovo quella linfa fertilizzante che è
il linguaggio della cultura, il potere dell'arte, che alla fine, come dice Fellini, riesce a darci quello che non vediamo, e cioè la possibilità dell'impossibile. E noi ringraziamo davvero per questa possibilità che ci è stata data quest'anno per rilanciare con ancora più forza il nostro progetto. Devo dire in chiusura, tutti gli ospiti che sto contattando in questi giorni sono scioccati dalla mia proposta. Non immaginavano possibile realizzare un festival in questi tempi record, quindi noi siamo felicissimi, insomma, di creare uno shock culturale per aprire l'estate 2020, forse una delle più difficili dopo il secondo dopoguerra. Quindi grazie ancora, e vi diamo tutti appuntamento sul nostro sito per prenotare il posto del Festival 2020. Molto bene, grazie. Simona, vuoi aggiungere qualcosa, visto che poi sarai anche tu coinvolta materialmente? Ma molto rapidamente, grazie. Le cose più importanti sono state dette. Insomma, con Pop Sofia noi abbiamo un rapporto di collaborazione ormai collaudato, e effettivamente loro hanno come dire, prodotto le scorrerie tra territori diversi, più originali, insomma, tra quelle più originali del nostro territorio. Ed è vero che adesso ci aiutano a immaginare delle connessioni e delle visioni che il reale in questo momento limita fortemente. E siamo in un momento difficile, ci dobbiamo dare anche delle regole per frequentare questi eventi, cosa che stiamo facendo, però bisogna avere anche dei motori forti, quindi io mi immagino come se dovessimo decollare. L'aereo deve decollare, dobbiamo ripartire, ci mettiamo le cinture di sicurezza, quindi tutti con le nostre regole, le nostre previsioni, però ci vogliono dei motori forti, perché anche la gente, per tornare a stare insieme, ha bisogno di stimoli un po' più forti. Quindi mi sembra molto importante che le città della cultura abbiano in questo momento una spinta rinforzata con delle iniziative di valore particolare, per avere proprio quella forza per sollevare una macchina che è stata ferma 3 mesi, nostro malgrado. Quindi noi siamo qui e lavoreremo insieme. Grazie. Grazie Simona. A questo punto di solito ci sono le domande dei giornalisti. Ce n'è già qualcuna? Sì, allora, con l'idea del cabinino chiederei al Presidente Celicioli qualche elemento in più riguardo ai dati turistici sulle prenotazioni citate, in particolare per la provincia di Pesaro Urbino. Poi sempre Solidea chiede 100.000 euro solo per Pop Sofia. No, era solo 100.000 euro, era questa la frase giusta per Pop Sofia. E rispetto ai dati turistici, noi abbiamo dei dati che sono sostanzialmente canali, chiamiamoli informali, con soggetti importanti su scala nazionale che seguono le prenotazioni turistiche. E ci hanno segnalato che siamo nella top 3, cioè fra le 3 regioni d'Italia con le performance migliori. Questo dato ovviamente per noi è un dato molto importante, ci conforta, perché capite tutti quanti, guardiamo con molta attenzione quello che sta succedendo e utilizziamo anche queste forme, chiamiamole un po' indirette, nel poter avere una valutazione, che poi tra parentesi ho avuto conferma anche girando il territorio con piccole realtà ricettive che mi raccontavano soprattutto delle aree interne, che mi raccontavano di essere molto soddisfatti, perché già a mezza stagione l'avevano riempita di prenotazioni, quindi vedevano un'attenzione particolare. Ma quest'altro dato è di carattere più nazionale e di sponda regionale, non è distinto per singola provincia. E voglio segnalare una cosa che comunicheremo a breve, molto importante, sempre rispetto al turismo: il fatto che la Commissione europea ha approvato le start-up per la crescita del nostro aeroporto. Significa che potremo avviare quel bando per poter aggiungere, insomma, in termini di voli, circa 40-50 nuove destinazioni collegate con l'aeroporto delle Marche. Capite quanto è importante questo percorso? Siamo la prima regione in Europa che riesce a ottenere questo risultato, quindi la possibilità di utilizzare
fondi pubblici per incrementare il numero di voli con destinazione Marche è un contributo che diamo guardando al futuro. La realtà ci opprimerebbe, come dice Lucrezia, ma lo sguardo in avanti ci dice che queste sono scelte giuste che vanno a rafforzare. L'obiettivo di quest'anno turisticamente immagino che sia la tenuta, ma già investendo sul prossimo anno. Poi nelle misure che da qui a poche ore, ormai pochi giorni, lanceremo a sostegno del sistema, ce ne sono ovviamente di importanti che riguardano la cultura e il turismo, perché abbiamo caratterizzato un po' questi 5 anni di lavoro in quella direzione. E io sono convinto che dare la possibilità a una manifestazione culturale di confrontarsi un anno con un budget un po' più importante, specie un anno così più impegnativo, sia solo l'opportunità, l'occasione per magari rafforzare la comunicazione, fare scelte, poter spendere quella cosa che normalmente non si può fare, ma che sta in genere nel cuore di ogni organizzatore di una manifestazione culturale. È proprio la voglia di buttarsi oltre l'ostacolo e di avere qualcuno che ti sta vicino, ti tende la mano e ti aiuta. Vedete, il messaggio che noi diamo oggi è quello che in tanti, no, stanno immaginando e sperando, vedere un sistema che aiutandosi contribuisce a. Quindi la risposta per me è sì, purtroppo solo 100.000 di più non siamo stati in grado, io chiedo scusa al Comune Lucrezia, riteniamo comunque che questo possa dare una mano a poter vivere questo passaggio così complicato con fiducia e lo sguardo veramente rivolto in avanti, fuori dalle depressioni del momento. Altre domande? Sì, Elisabetta Mattini, dell'Adriatico, chiede i luoghi dove si svolgerà Pop Sofia. E questo risponde il Comune di Pesaro, i luoghi dove si svolgerà Pop Sofia. Ma con Daniele in questi giorni stiamo studiando la logistica possibile, per questo insomma il programma lo presenteremo la prossima settimana con le location e il numero di posti prenotabili per ciascuna. Stiamo lavorando sulla Piazza del Popolo che insomma Daniele sta allestendo anche per gli altri spettacoli, poi dire a lui dell'estate, e sul cinema sperimentale sempre nel centro storico della città, con una capienza diversa che però insomma aspettiamo i numeri ufficiali della sicurezza per poterla comunicare ufficialmente. Laura Boccanera, Cronache Maceratesi, qualche anticipazione sui nomi degli ospiti? Abbiamo mandato qualcosina in chat e sulle conferme rispetto agli ospiti. Sempre voi. Sì, il programma appunto lo comunicheremo la prossima volta. La cosa che possiamo anticipare è che stiamo lavorando per la prima volta a 4 serate in Piazza del Popolo, 4 serate con musica dal vivo in diretta e con tanti scrittori e filosofi ospiti. Probabilmente sarà con noi, posso anticipare questo nome, un critico d'arte che abbiamo chiamato sull'immagine della città del futuro. Ecco, con gli amministratori ne abbiamo tanto parlato, come sarà la città di domani, come abiteremo, come ripenseremo gli spazi, e Filippo Daverio ha accettato il nostro invito a venire a Pesaro per darci qualche immagine dalla storia dell'arte per ricostruire lo spazio della città di domani. E il resto, insomma, lo comunicheremo poi ufficialmente la settimana. Remo Mattassoli, MCNet, Pop Sofia, ottima iniziativa per il rilancio. Proseguirà con altri appuntamenti nel resto della regione durante l'estate? Ma noi abbiamo fatto questa scelta importante, dedicare a Pesaro tutta la nostra attenzione, renderla la capitale nazionale della pop filosofia. Grazie all'impegno della regione potremo fare un festival con uno sguardo a livello internazionale, quindi ecco, lavoreremo per trasformarla nella capitale annuale della pop filosofia. Quindi siamo a Pesaro e ci confermiamo pesaresi.
Anna Francesca Mezzina, TGR Marche. Immaginate anche una possibilità di partecipazione a distanza o almeno delle letture o conversazioni da condividere online? Sì, torno a rispondere io. Stiamo studiando una doppia possibilità di prenotazione, cioè ci sarà la possibilità di prenotare con diciamo un biglietto nominativo ma gratuito il posto dal vivo, e per chi non potrà assistere per la capienza ovviamente limitata dalle condizioni di sicurezza ci sarà la possibilità di prenotare il proprio posto virtuale. Quindi stiamo realizzando un teatro virtuale che possa ospitare anche da tutta Italia le richieste del pubblico che non potrà acquistare il biglietto. Quindi il nostro sito si sta trasformando in un portale televisivo che garantirà una diretta di tutti gli appuntamenti. Solidea del Carlino chiede i nomi del programma. Io avevo dei nomi, però non so se sono in bozza, quindi chiederei magari a Lucrezia se da lei qualche anticipazione, perché se poi sono in bozza non sono quelli, non va bene. Sì, posso allora dare un'altra anticipazione sulle date. Gli altri ospiti, insomma, dovrete avere pazienza qualche altro giorno, perché i tempi in cui stiamo chiedendo le conferme sono record. Però posso annunciare un'altra adesione che fa riferimento alla storia. E in queste settimane abbiamo molto spesso detto: sembra un film, sembra una fiction, ma anche è già successo nella storia, e forse il passato può essere un aiuto per gestire il presente e il futuro. Abbiamo chiamato uno degli storici più importanti d'Italia in questo momento, più seguiti a livello anche televisivo e digitale, cioè Alessandro Barbero, che racconterà che cosa è successo nei secoli precedenti, in particolare con l'epidemia della peste del 300, ricordandoci che dopo la pestilenza c'è stato il Rinascimento, e noi stiamo lavorando per immaginarlo anche nel nostro presente. Quindi ecco, un altro nome che posso anticipare è Barbero, che ci aiuterà ad immaginare grazie al passato i giorni che ci aspettano. Solidea molto contenta, dice sì. Quindi se non ci sono altre domande chiuderei. Aspettiamo i soliti 20 secondi. 20 secondi perché abbiamo un piccolo ritardo. Ok, bene. Posto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci a Pop Sofia.